Siamo in compagnia della professoressa Isa Zizza, referente del presidio di Libera ad Ostuni, che gentilmente ha accolto il nostro invito e a lei intanto chiediamo, avete proposte da fare all'amministrazione per la fase 2 dell'attuale crisi? Buonasera, sicuramente l'amministrazione sta gestendo con consapevolezza e in maniera anche frenetica tante problematiche che questa pandemia ha portato. Sicuramente i problemi non termineranno adesso, perché nella fase 2 appunto ci saranno altri problemi. Io penso che nella prossima fase le associazioni del forum, della società civile, di cui anche il presidio da un anno fa parte, possono aiutare l'amministrazione a continuare quest'opera di ricostruzione un po' della realtà locale. Le politiche sociali devono essere intese da tutti come un investimento, secondo me, non come un costo, per cui dobbiamo impegnarci a fare la nostra parte tutti quanti. Viviamo tempi difficili che sfidano le nostre speranze e dobbiamo insieme impegnarci per fare questo. Una città e una comunità, e noi, solo se superiamo pregiudizi, ci si mette insieme, destra, sinistra, centro, possiamo concretamente portare a migliorare la realtà del paese. Quali proposte poi concrete possiamo fare? Sicuramente noi come Presidio di Libera sentiamo molto il problema degli invisibili, di coloro che in un certo senso non lavorano in nero, pensiamo agli immigrati che lavorano in nero, a una fascia della popolazione ostunese che lavora in nero, per cui non avendo ammortizzatori sociali, finita l'emergenza, si porrà questo grosso problema. E quindi noi vogliamo proporre questo all'amministrazione come consulte, mediante una rete sicuramente che potrà nascere ancora più forte con le associazioni, di prestare attenzione a questo tipo di fascia, facendo una mappatura delle persone individuate in questo momento, facendo un'analisi dei bisogni e poi operare concretamente. Quanto tempo fa è nato il presidio di Libera ad Ostuni? Il presidio di Libera è nato nel maggio del 2018, quindi quasi 2 anni. Da 2 anni è nato in Ostuni, è nato intanto come esigenza scolastica inizialmente, perché noi già come scuole lavoravamo con parenti vittime di mafie, con Libera Brindisi regionale, e invitavamo durante il mese di marzo, il mese della legalità, appunto persone che ci parlavano del tema delle mafie sul nostro territorio. E poi da questa esigenza, appunto di alcuni docenti, abbiamo preso il coraggio, abbiamo detto guardiamoci intorno, in questa realtà possiamo forse dire anche la nostra, insieme ad altre associazioni, perché poi la caratteristica di Libera è che non è un'associazione a sé, è un'associazione di associazioni, per cui in Libera confluiscono altre associazioni del territorio, scuole, sindacati, per cui una realtà che abbraccia una rete di esperienze. Viviamo una crisi profonda, appunto per questo Covid-19. Quali sono le domande che vi state ponendo, anche e soprattutto per la presenza attiva delle mafie? Noi proprio l'altro giorno abbiamo fatto una videoconferenza in cui ci siamo riuniti come presidio e ci stiamo rendendo conto che l'effetto pandemia avrà degli effetti negativi anche da questo punto di vista sul territorio. Sicuramente le mafie potranno uscire rafforzate da questa crisi se non si adottano scelte economiche di contrasto. Proprio nell'ultima direzione, nell'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, si parlava che i comuni, le regioni, le aziende sanitarie locali, gli enti locali, i consorzi, purtroppo sono molto compromessi. Il 40% di appalti pubblici sono a rischio di infiltrazione, soprattutto adesso con la crisi. Perché le mafie lì lo stanno cambiando pelle, non sono più, ci sono le mafie tradizionali, quelle storiche che tutti conosciamo, però oggi diciamo che c'è una commistione tra mafia, corruzione e quella che molto spesso viene chiamata zona grigia, cioè chi sceglie di non stare da nessuna parte. Ecco, la cittadinanza attiva ci educa, come facciamo a scuola con i ragazzi,
e come facciamo sul territorio a scegliere da che parte stare, stare dalla parte della giustizia sociale, della legalità, della trasparenza. Ora c'è una zona grigia che si barcamena e molto spesso è la zona grigia che diventa terreno fertile perché si incancreniscono le mafie e anche la delinquenza locale, la criminalità locale che comunque sviluppa atteggiamenti mafiosi come la corruzione, no? Anche l'uomo corrotto. Anche se non aderisce apertamente a un'associazione mafiosa, però il suo stile va in quel senso. Quindi è un problema serio. Sì, chiedevo, come guarda Libera la realtà di Ostuni? Intanto siamo una realtà giovane, siamo nati da poco e abbiamo molto da imparare da chi ha più esperienza di noi. Vogliamo essere attenti alle risorse e ai bisogni del territorio e sicuramente noi confidiamo molto nel cammino che possiamo fare con il forum della società civile di Ostuni, perché credo che non solo adesso che c'è questa crisi, ma in genere una comunità si costruisce quando si crea rete. Cioè noi possiamo avere delle proposte valide come presidio, come anche altre associazioni del territorio, ma se rimaniamo monadi, se rimaniamo isole, non andiamo da nessuna parte. Invece io credo che io guardo alla città di Ostuni come una comunità che può crescere insieme, dove tutte le forze sane, positive, volenterose si possono mettere insieme indipendentemente dai pregiudizi ideologici, ma proprio creare una rete sana per il bene del nostro paese. E solo se creiamo questa rete e in un certo senso superiamo gli individualismi e anche gli atteggiamenti autoreferenziali che sono molto forti tra di noi. Molto spesso il bene comune che si fa, non solo dalla politica, ma anche dall'associazionismo, viene strumentalizzato a favore proprio. Invece noi dobbiamo fare il bene per la città, non per dei tornaconti personali, che a volte i tornaconti non sono economici, sono anche di modo di apparire, fanno parte di quella vanità, no? Che accompagna l'uomo di sempre. E invece, ecco, non schiacciare i piedi a nessuno, mettersi insieme e dire noi, creiamo questo noi per lavorare insieme. Concludiamo con una considerazione di Don Ciotti. Per esempio, cosa avrebbe detto Don Ciotti a chiusura di un colloquio così come lo abbiamo fatto adesso noi? C'è qualche aneddoto che ricordi? Ma Don Ciotti avrebbe detto: stiamo attenti che, che questo, oltre il virus Covid-19, c'è un altro virus che sta serpeggiando tra di noi, il virus delle mafie, il virus della corruzione, il virus, l'ha detto anche il Papa, dell'usura. Ecco, stiamo attenti a questo virus. E avrebbe detto anche un'altra cosa Don Giotti, cioè se tutto quello che stiamo vivendo e gli errori anche dal punto di vista sanitario che si sono fatti, se da questa fase non usciamo cambiando anche prospettiva di politiche sociali e di sistema di vita, sicuramente non avremo vinto anche se il coronavirus riusciremo a sconfiggerlo, perché potremo sconfiggere il coronavirus. Ma le povertà, le ingiustizie sociali, Don Ciotti dice sempre: la libertà o è di tutti, o è di nessuno, o è di nessuno, o non è libertà. Quindi questo avrebbe detto Don Ciotti, cioè impegniamoci per costruire un mondo diverso. Questa è la vera vittoria, dopo la vittoria sulla pandemia.